buonasera a tutti mi sentite mi date un feedback se sentite la mia voce se è metallica se si sente bene se devo alzare il volume sì ok grazie mariana buonasera luigi e sergio antonio a, a gianna a tutti a maurizio a tutti quanti quelli presenti e quelli che arriveranno eh, benvenuti, sono molto contento di tutte queste notizie che arrivano dall'Inno Trans 2018. Eh, questa sera devo dire che eh, siamo a due anni eh, da quando io ho cominciato a, a seguire il progetto Skyway. In due anni eh, Skyway è diventata una grande, eh, un grande progetto, una grande azienda. Eh, ci sono tantissimi tantissime persone che si, eh, si avvicinano a questo progetto di grande valore e di grande interesse eh, rinnovo i miei i miei saluti a tutti quelli che si collegano adesso ciao sabrina da roma luigi da roma tutti da roma questa sera no scherzo ci siamo anche da tante altre parti di d'italia di, sicilia eh, basilicata Lazio, Bruzzo, tutte le Toscana, Lombardia, tutte le, Emilia Romagna, Veneto, tutte le, 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 le regioni d'Italia, ma non solo, anche dall'estero è collegato qualcuno anche dalla Germania stessa. Bene, eh, ben trovati. Partiamo con un video che vi introduce a questa serata, a questo webinar. E, e soprattutto eh, vi dico una cosa importante dopo il periodo estivo in cui era fissato un webinar ogni 15 giorni torniamo alla normalità di un webinar ogni settimana perché tutte le settimane ci sono tante notizie da approfondire ovviamente non voglio eh, fare un webinar molto lungo eh, io sforo sempre un'ora e mezza cerchiamo di ridurre a un tempo più eh, più, più ridotto antonio erba da como benissimo ecco una bella cosa quando eh, vi vi segnate dite vi salutate dite anche la, da dove da dove siete da dove venite perché così insomma eh, ci uniamo in tutta l'italia per questo progetto di skyway welcome to inno trans 2018 Bentrovati, di nuovo rinnovo la serata, buona serata a tutti quelli che si sono collegati in questo momento eh, del video. Inno Trans 2018, Inno Trans 2016, due anni di storia Skyway da vicino. Questo è la, eh, diciamo, eh, il punto eh, di esposizione eh, del, di Skyway all'Inno Trans di quest'anno 2018. Eh, quando ho visto l'apertura ieri mi è venuta la, la pelle d'oca perché? Perché è una grande emozione essere presenti i, a questa esposizione con un mezzo innovativo eh, di cui eh, noi tutti eh, siamo partecipi e quindi una piccola, un piccolo pezzo, un piccolo Ehm, dispositivo, un pi una piccola parte che sia meccanica, che sia strutturale, di questi, di questi mezzi è anche nostra perché partecipiamo a questo, eh, a questo sviluppo e quindi è una grande emozione vedere questo eh, innovativo mezzo che è, eh, adesso lo vedremo in dettaglio, è l'Unibus ad alta velocità che può raggiungere i 500 km orari. È esposto qui eh, dentro al, alla fiera eh, e quindi, è quindi una diciamo una grande eh, soddisfazione. Questa è una slide invece app appunto Trans Berlino settembre 2016. Qui potete notare come eh, sia presente nello stand New Generation Transport Systems l'Unibike, il primo mezzo che è stato certificato a, eh, in Bielorussia. E, e quindi un saluto a Lea, Lea eh, da Rimini, bene, benvenuta. E, e quindi l'Unibike, che è stato il primo eh, mezzo ultraleggero a Minsk certificato, può essere a un posto due posti fino a cinque posti è un mezzo che può essere eh, mosso con poca energia e anche energia pulita con la pedalata dei, eh, dei clienti quindi ci sono anche eh, soluzioni e, e puramente ecologiche come eh, eh, appunto una eh, un unibike a pedale proprio per aiutare l'energia quindi Due anni di avventura con Skyway, due anni di grande sviluppo e questa sera vi farò vedere in questo webinar un pochino di differenze, che cosa c'era nel 2014, nel 2015 e cosa c'è oggi eh, in Skyway. Questo è invece l'unicar e io ho avuto una grande sorpresa perché prevedevo che ci fosse l'unicar a tre sezioni, l'unicar che raggiunge la a velocità di 150 km orari è una linea extra urbana eh, a tre moduli l'Unicar a tre moduli e, e mi aspettavo nello stand della fiera questo mezzo in realtà questo è, è molto grande per motivi di spazio è rimasto al di fuori dello stabilimento e di conseguenza la grande sorpresa è stata quella di vedere nel, nello stand interno l'unibassa ad alta velocità. Facciamo un po' il punto eh, sull'unicara a tre sezioni. Questo è il, è il primo mezzo eh, progettato con la piattaforma 3D Experience. Eh, è una piattaforma eh, moderna, digitale, per lo sviluppo e la progettazione in tempo reale. Cioè virtualmente si, eh, si va ad analizzare. Eh, il mezzo come se fosse già costruito e quindi si può intervenire eh, direttamente a fare variazioni e modifiche. Questo, questa piattaforma 3D Experience è utilizzata per, eh, dai grandi marchi come Boeing, come Tesla e via dicendo. Quindi sistema di trasporto intelligente, elevata scorrevolezza del movimento, basso livello di rumore. Eh, raggiunge la velocità di 150 km orari in città e, e elevata sicurezza ovviamente grazie al movimento sopraelevato, utilizzo di materiali compositi moderni e efficienza energetica e comfort. Questo, diciamo, ne avevamo già visto nei webinar scorsi e non è una novità, anche se eh, è un prodotto di ultima generazione. Qui vede lo vedete nella fase di test. Ehm, che eh, era stato collaudato prima del, dell'evento dell'Eco il 4 agosto 2018. E eh, avete visto la stazione di partenza qui a Minsk. Bene, qui invece c'è la grande novità eh, che mi ha portato a, un pochino a, a, a uscire dalla mia razionalità naturale per essere soddisfacente eh, su questo vedere questo mezzo ehm, qui c'è tutta la tecnologia eh, di Juninsky eh, concentrata in una linea eh, futuristica molto bella che tiene conto del, dell'aerodinamica per ridurre il fattore eh, appunto di eh, di attrito eh, dell'aria ai minimi storici eh, in senso pratico perché eh, meno di così non, non, non si può non si in questo momento non si può andare e questo non è un modello eh, progettato da un designer ma è un modello progettato dagli ingegneri come dice Juninsky e, eh, e qui vediamo alcuni dettagli. Eh, è eh, simmetrico, nel senso che sia da una parte che dall'altra è eh, identico, mi sembra di aver capito che è abbastanza affusolato con questa punta che sembra un uccello, eh, un uccello volante, appoggiato sulle due guide che sono le, eh, diciamo, i sostegni di stringa. Qui vedete alcuni dettagli degli interni, sono, gli interni sono veramente eh, rifiniti in modo eccellente, ci sono eh, i monitor su ogni seggiolino. Considerate che questo è eh, paragonabile a un'automobile perché ha sei posti, sei posti molto comodi e eh, con la, mh, diciamo, la tecnologia migliore che ci possa essere in questo momento. Eh, non, eh, non sono riuscito a mh, fare la slide che mostrava eh, in un video eh, il eh, porta bagagli perché comunque c'è anche quello nella parte anteriore eh, posteriore. no scusate anteriore e, mh, eccetera eccetera insomma qui nascono poi tante domande eh, è logico che la fiera è partita ieri, finisce venerdì, quindi ci saranno altri, altri video, altre testimonianze direttamente anche dall'ingegnere eh, Angelo Lucenti che può, eh, ha prenotato per andare su venerdì e sarà presente anche alla conferenza internazionale di Skyway Capital sabato, sabato eh, prossimo. Eh, io eh, per motivi eh, di impegni lavorativi eh, scolastici, non proprio la settimana di inizio scuola, non, non posso eh, partecipare in, a questa conferenza, spero di esserci in altre occasioni. Quindi like Speed Unibus U4362, eh, questa è la sigla del, dell'unibus ad alta velocità, la capacità di trasporto fino a 500.000 passeggeri al giorno con una velocità massima di 500 km/h. Alta efficienza, basso consumo di materiale, bassi costi di trasporto. Ehm, L'efficienza energetica è superiore a 5 volte rispetto a quello dei veicoli elettrici e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Pensate che anche i materiali utilizzati per eh, costruire queste infrastrutture sopraelevate rispetto a quelle tradizionali, dei ponti classici che eh, stanno parlando anche in questi giorni, ahimè, purtroppo per le conseguenze del, del crollo su Genova, c'è il consumo di materiale ridotto di 10 volte. Utilizzo di uno spazio di terreno che è 100 volte in meno a quello dei sistemi tradizionali. Quindi, c'è la riduzione dei consumi energetici, riduzione dei materiali utilizzate, riduzione dello spazio eh, utilizzato, riduzione anche del tempo di progettazione, eh, no, scusate, del tempo di realizzazione delle infrastrutture. Ecco qui vedete invece una slide che ripropone l'effetto eh, della turbolenza dell'aria, un mezzo che può essere quello eh, di un'automobile superveloce della Formula 1 che ha un coefficiente di 0,2 quindi ehm, si lavora molto sulle linee sull'aerodinamica ma purtroppo c'è l'effetto suolo e quindi questo coefficiente è uguale a 0,2 mentre invece un, un modulo un modello Skyway sopraelevato porta a un coefficiente eh, di, ehm, di attrito a, eh, pari a 0,05 barra 0,06 qui eh, c'è cioè un, un intervallo perché viene approssimato comunque sia è, è veramente è un quarto rispetto al coefficiente di una eh, macchina di Formula 1 quindi veramente si riduce ai minimi termini il consumo del, di movimento dello spostamento di questi mezzi e qui un esempio, per eh, l'Unicar, eh, per la, la velocità di 150 km orari con 3 passeggeri per 100 km, il consumo è di 0,35 litri di carburante per paragonarlo ai mezzi che utilizzano appunto, il carburante. Ovviamente eh, è l'equivalente dell'energia dell che, eh, che si produce nel caso in cui l'energia fosse eh, fosse energia eh, non rinnovabile insomma ecco questo è un pochino il discorso dei consumi ma ci ritorneremo nei prossimi eh, nei prossimi periodi con eh, i prossimi webinar quindi passato e presente l'inno trans eh, ho visto oggi eh, ringrazio Mario da, eh, dalla basilicata che mi ha girato un video di un amico che è stato che ha ripreso un pochino la fiera a Berlino e ho notato eh, che eh, girando per gli stand non ho, cioè, ho notato che non ci sono delle grossissime novità tecnologiche ci sono i treni super veloci con una velocità massima di 350 km/h perché perché poi non si può andare a velocità maggiori per le infrastrutture che abbiamo nonostante ci sia chi sostiene che eh, c'è stato un enorme sviluppo tecnologico sulle linee eh, tradizionali, linee eh, dei binari, ma io invece ritengo che le, le infrastrutture siano ferme eh, da 200 anni ehm, e quindi il futuro mi sembra più roseo con delle novità che eh, porta, ha portato eh, ovviamente Skyway più che le altre società che puntano al comfort su un treno, puntano a um, a, a dei servizi eh, alla digitalizzazione per i biglietti ma non ho visto in questa, in questa panoramica che è stata fatta eh, oggi eh, non ho visto delle eh, sostanziali eh, tecnologie vincenti in, questa, in questo momento a, a le, alla fiera quindi è questo è molto propositivo ma da dove ha eh, origine tutto questo? Da eh, un, personaggio, un personaggio che è un ingegnere, Nato Leuninsky, che ebbe proprio l'idea di creare un dispositivo per trasmettere eh, e sollevare in orbita, intorno alla Terra, milioni di tonnellate di merce. Quindi eh, l'idea è quella di trasportare le merci in, in orbita senza l'utilizzo dei razzi, quindi meno inquinamento, meno costi, meno pericoli, e ha lavorato da, pensate, dal 1977 che ha cominciato a mettere su carta le sue, i suoi progetti. E quindi eh, non è poco che ci lavora. Quindi pensate l'uomo che, eh, che è eh, un uomo temprato sulle idee sue proprie idee di, di sviluppo eh, e oggi eh, le sta concretizzando a pieno. Quindi comunque sia eh, sì, appunto, il Leonardo dei nostri giorni, eh, grazie Sabrina del, dello spunto. Eh, è un Leonardo eh, dei nostri giorni, abbiamo la fortuna di conoscerlo e di, eh, eh, e di cavalcare le sue idee, le sue opportunità di sviluppo per una, una vita migliore sul nostro pianeta. Eh, comunque sia, eh, chi vuole eh, approfondire eh, su tutto quello che è eh, Uninsky, c'è proprio anche il suo sito www.uninsky.com, qui vedrete pubblicato tutto quello che sono le sue idee. Ovviamente eh, non c'è proprio tutto, perché la tecnologia innovativa, come eh, proprio l'esempio all'InnoTrans 2018 dell'Unibus de, de ad alta velocità, eh, fa proprio pensare che tanti altri progetti sono ancora eh, eh, nel, nel, nel cassetto, o meglio, sopra alle scrivanie dei progettisti ingegneri che operano eh, nell'azienda, pensate che sono più di 500, che progettano e studiano e sviluppano. Skyway, la tecnologia Skyway è un sistema che permette di ridurre, abbiamo detto, ridurre il materiale per le infrastrutture, ridurre lo spazio necessario negli attraversamenti eh, del territorio. Eh, massimizza la sicurezza perché non ci sono incroci, non ci sono ehm, eh, diciamo eh, collisioni e per il fatto che ogni linea è dedicata a una sola direzione. Eh, non c'è eh, diciamo anche um, una cosa importante un, eh, un alto impatto ambientale, è ridotta ai minimi termini. Per Abbiamo una tecnologia che si sposa con la natura. Eh, difficilmente fino ad oggi abbiamo visto queste, eh, queste situazioni, queste considerazioni. E quindi, sfruttando le energie rinnovabili e soprattutto la poca energia necessaria eh, per aver ridotto eh, gli attriti al, al minimo, eh, anche meno, ci sono anche meno ripercussioni sulla salute. E quindi ci sono maggiori benefici rispetto ai costi eh, che sono necessitano queste infrastrutture. Skyway è un, un ecosistema, quindi un sistema ecocompatibile, ecologico, che tende a sviluppare sistemi innovativi che migliorano eh, la nostra vita. Ehm, sposando appunto l'ambiente, quindi maggiore attenzione a tutto quello che viene sviluppato nel rispetto ambientale. E è un ecosistema perché eh, comprende il trasporto su stringa, i droni che serviranno per eh, costruire queste linee, le eh, auto elettriche, eh, la scorsa settimana è stata presentata alla fiera a Mosca l'auto la, elettrica di cui parleremo mh, successivamente, è passato in secondo piano per la, la, vicinanza, la ravvicinanza di questo evento dell'inno trans, ma è, è, è di fondamentale importanza questo progetto per chi ha eh, difficoltà, di, eh, difficoltà motorie e, e, ed è stata pensata ad hoc per eliminare, o perlomeno ridurre al minimo le barriere architettoniche per, eh, per muoversi. Si parla anche ovviamente di un ecosistema per eh, una Internet delle, delle cose, perché si trasporterà mezzi, si trasporteranno merci, si trasporteranno persone, animali, eh, la comunicazione, quindi Internet, eh, l'energia e tutto quello che si può trasportare eh, può essere inserito in questo contesto. Quindi, io ho visto, penso, un, un discorso di Internet delle cose che sposa la tecnologia con l'ambiente sfruttando le energie rinnovabili al 100%. Internet delle cose la lo sviluppo eh, delle energie e delle comunicazioni che vengono integrate nella eh, struttura a stringa che sostiene eh, i moduli mezzi che si muovono. Qui avete una, un riassunto. Di quelle che sono le tipologie di mezzi abbiamo il, la linea leggera, l'UniBike che è stato presentato all'InnoTrans 2016, abbiamo l'UniBike, l'UniBus, eh, l'UniTrack che sono quelli certificati all'EcoTechnoPark che sono stati eh, testati con più di 2100 persone all'Eco Festival. E quindi sono queste linee già certificate e testate all'Ecotechno Park con le caratteristiche di eh, linee urbane, extraurbane, con una velocità massima di 150 km/h. Bene, l'INOTRANS 2018 proietta eh, il veicolo ad alta velocità, eh, l'unibus high speed, 500 km/h, 500 passeggeri. Eh, massimi che può trasportare ovviamente abbiamo un modulo a 6 persone che è, è confrontabile a, quel, a un mezzo eh, che è un'automobile e quindi questi sono un pochino i mezzi ma li rivedremo in seguito skyway a confronto con altri tipi di eh, trasporto abbiamo già visto queste questa slide per chi si sintonizza questa sera Ovviamente um, questa slide è importantissima perché, perché Skyway perché deve essere considerato Skyway nel futuro, nei progetti futuri, perché non ha rivali eh, su tutti gli aspetti che possono essere l'inquinamento dell'ambiente, l'incidentalità nei trasporti, quindi maggiore sicurezza, spese di esercizio. Pensate anche alle autostrade, le strade che manutenzione devono sempre avere, quanti soldi devono essere eh, messi eh, a disposizione dalle, eh, dalle istituzioni locali quindi diciamo che eh, è il capitale investito, eh, pure questo è importante e, e ovviamente ci sono tanti progetti anche in Italia fermi per, perché eh, per carenza di fondi e, e ovviamente perché ci vuole tanto tempo a costruirli quindi diciamo che Skyway si mette sul mercato con le posizioni migliori eh, sotto tutti i punti di vista bene ehm, unis che partito nel 1977 e, e eh, nel corso degli anni ha portato avanti il suo la sua visione di vedere eh, un mondo con eh, con tante persone che si muovono in modo sicuro in modo efficiente e, e, e in modo economico e, la, con, la concretezza di questo progetto, la visibilità e la percezione di tutto questo eh, comincia nel 2014 con lo sviluppo della tecnologia, mentre prima ovviamente ci sono state dal 2001 al 2009 delle fasi di, eh, in cui eh, UNISCO ha cercato di mettere in piedi quello che è la dimostrazione delle, delle, di queste infrastrutture e la dimostrazione che queste possono sostenere mezzi pesanti quali un camion militare. Questo camion è esposto nel, nell'ecotecno Park eh, come primo eh, tassello di una eh, dimostrazione di, ehm, di, di carico importante su queste strutture. Quindi 2001-2009 abbiamo Juninski alla prove prove tecniche delle sue infrastrutture. Nel 2014 inizia veramente la realizzazione, realizzazione attraverso dei fondi di paesi che sostengono la dimostrazione affinché si possano poi realizzare questi progetti e soprattutto l'apporto eh, anche per la prima volta eh, di eh, persone eh, che sono cittadini privati, cittadini possono partecipare alla realizzazione di questo progetto e, e in cambio possono avere delle quote eh, di, di, di azienda, diciamo così, e quindi rendono, si rendono partecipi e quindi nasce anche questa partecipazione, questa sensibilità nel vedere un mezzo nuovo esposto al, a una fiera così importante come Berlino. Da, dal 2015 in avanti è tutta una scalation di ehm, di sviluppi, di installazioni, si percepisce veramente che le idee di Unischi vengono messe, vengono messe eh, su terra e eh, realizzate. 2016 dimostrazione certificazione, la prima certificazione dell'Unibike presentato all'Inotrans 2016, poi ovviamente eh, a susseguirsi le altre certificazioni dell'Unibus, dell'Unitrack e così via. Siamo eh, nel 2018, eh, ci sono già dei progetti locali pronti per essere eh, sviluppati, c'è il nuovo polo tecnologico a Dubai che è in fase di eh, start-up per essere costruito e quindi diciamo che siamo nella fase della, del lancio, siamo alla vigilia del lancio di questi grandi progetti che porteranno Skyway al... A una pubblicazione, eh, a una IPO e anche a una ICO, che è eh, ovviamente l'offerta eh, iniziale del, eh, dei token che andranno a sostenere progetti locali. Quindi tutto un sistema, un meccanismo finanziario che lo possiamo definire come la fintech, cioè la tecnologia finanziata eh, per lo sviluppo eh, di startup attraverso anche i cittadini e non solo le, gli istituti finanziari i fondi e, e le banche insomma. Ecco, questo è un pochino quello che possiamo dire questa è un'immagine dell'ecotecnopark per chi non l'ha vista eh, ci sono tanti filmati ne abbiamo visto uno inizialmente ci sono tre tipologie di eh, infrastruttura secondo dei mezzi che vengono utilizzati Qui vedete alcuni paesi che hanno, eh, hanno sovvenzionato l'Ecotecnopark con svariati miliardi di dollari e qui abbiamo alcune fasi del progetto del, de, park Qui altrettante immagini eh, di, di questo parco che oggi si vede realizzato. Eh, nel 2017 eh, abbiamo avuto in visita in questo ecotecnopark pensate più di eh, 50 delegazioni da diversi paesi al mondo. Oggi eh, questo questa vetrina, questo negozio, diciamo così, che è il negozio per vendere la tecnologia, per vendere eh, queste queste idee eh, di Uninsky messe eh, messe su su terra eh, vengono eh, ovviamente Ehm, portati a un valore economico importante perché perché eh, prima di iniziare tutto il progetto c'è stata una fase di valutazione da parte di un'azienda eh, londinese e ha valutato che il know-how eh, intellettuale di questo progetto è di 400 miliardi di dollari e da lì si è sviluppata anche l'industria l'azienda gli sviluppatori, più di 420 posti di lavoro legati a questa alta tecnologia. Quindi, diciamo che l'EcoTechnopark è ehm, un'evoluzione per lo sviluppo ehm, e, produtt e produttivo di, eh, dei trasporti Skyway. Qui vedete alcune immagini, l'Unitrack e qua eh, abbiamo l'Unicar che oggi è all'Innotrans in esposizione, abbiamo un Unibus, un unibus e l'Unibike, questi sono mezzi eh, reali e veri, testati, certificati e visti eh, da molte persone. Bene, qui abbiamo Skyway Technology che pensate in due anni è diventata molto importante, più di 400 persone che ci lavorano, eh, non era previsto fare una, una grande industrializzazione eh, in Bielorussia, ma la Bielorussia stessa, avendo donato 36, 36 ettari di terreno per questa dimostrazione di queste linee, eh, ha cercato comunque di, ovviamente, giustamente, di far sviluppare il progetto industriale in, eh, sul territorio bielorusso. Qui vedete gli uffici, come ottimizzare lo spazio di lavoro e eh, come rendere più pulita l'aria attraverso un, un mix tra tecnologia, computer e, e piante. Quindi ehm, Uniski è, è molto attento a questa cosa, a me piace molto la sua idea di eh, compatibilità in tutto per tutto tra natura e tecnologia. Qui la fabbrica Skyway, vedete, operai qualificati. Moduli che vengono costruiti e così via. Ci sono le certificazioni importanti del TUV, ehm, c'è un altro certificato che attesta che mh, Skyway Technology fa parte dell'Associazione dei trasporti pubblici, nel febbraio 2018 è stato riconosciuto questa cosa e pensate che quest'anno. Skyway è presente in tutte le fiere più importanti al mondo, partendo da Thailandia, Singapore, Emirati Arabi, Berlino, Mosca, quindi ha fatto tutte queste eh, più importanti fiere proprio perché diven sta diventando un marchio molto importante. Qui vedete alcuni certificati, eh, certificati emessi da diversi paesi, questi sono gli Stati Uniti d'America che hanno dato la patente di utilizzo dell'Unitrack, del, dell del, del mezzo, eh, mezzo merci. Questi sono certificati dell'India e ce ne sono tanti altri, Ucraina e così via. Quindi ogni paese ha emesso i suoi certificati, ha testato che queste, queste linee sono eh, sicure, sono eh, sviluppabili e così via. Skyway fa addirittura parlare anche le riviste più titolate in America, eh, la Clean Tecnica, eh, potete andare a vedere eh, anche su internet, è uno dei principali portali di informazione eh, che si occupa di innovazione, alta tecnologia e ambiente. In questo articolo eh, praticamente dice che gli Emirati Arabi stanno. Eh, convertendo la loro economia verso un'innovazione sui trasporti quindi gli, eh, gli arabi sono molto attenti alle innovazioni tecnologiche e stanno portando avanti i progetti di Skyway stanno portando avanti i progetti anche dell'iperloop, che è un'altra soluzione alternativa e vedremo insomma eh, quali saranno i, 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 le tecnologie emergenti e, va detto che Skyway si trova in una situazione in cui, visto come è realizzato, è molto adattabile e flessibile per ogni contesto ambientale e, ed è economico. Fattore non, non poco eh, rilevante. Ecco qui mh, allora per chi è nuovo eh, vorrei far capire che, perché è importante il treno sta eh, andando sempre più veloce e, e, e e bisogna eh, bisogna salirci subito perché perché ehm, vi ho messo in contrapposizione queste due immagini eh, non tanto perché una è, è, è marrone e una è verde ma perché agosto 2016 fase 7 la fase 7 è la fase in cui eh, in cui si comincia a vedere qualche cosa vedete qualche struttura vedete i pali eh, ci sono in lontananza cinque pali eh, cinque si sì, pali uniti insieme e poi ce n'è un altro ah, un po più vicino qui sulla sinistra in basso e tutto un terreno diciamo coltivato mi sembra un terreno eh, che coltivato, non ci sono piante, non c'è nulla. Mentre invece sopra avete eh, l'immagine dell'Eco dell Festival del 4 agosto 2018 in cui siamo nella fase 12. Cosa significa fase 7 fase 12 per chi non ha eh, ancora sentito nulla di questo progetto? Eh, le fasi sono ehm, l'avanzamento diciamo, lavori per la realizzazione dell'ecotechnopark. Le fasi richiedono sia sviluppo, innovazione e installazione, sia distribuzione di quote aziendali in, in cambio eh, di, una, eh, di una sovvenzione di, di denaro. Quindi maggiore è la fase e più avanti è il progetto. Se notate ci sono tantissime cose. Eh, adesso eh, ci, vuole, ci vorrebbe un altro webinar per elencare tutto quello che c'è nell'eco festival ma ovviamente che cosa succede succede che eh, c'è da notare una cosa chi ha visto il progetto nel 2016 ma anche prima 2015 2014 eh, ha, ha visto tutto sulla carta quindi eh, dovete pensare che il rischio è ancora più eh, alto quando non c'è ancora nulla mentre invece fase 12 mancano tre fasi al termine dell'ecotecnopark in realtà l'ecotecnopark a Minsk è già concluso praticamente concluso eh, mancano le ultime tre fasi dell'alta velocità che verranno sviluppate eh, negli emirati arabi a dubai c'è già il prototipo molto probabilmente questo prototipo da berlino andrà eh, direttamente negli Emirati Arabi, c'è già l'unibike che è stato portato eh, al ehm, Futur Show delle città nel, eh, ad, ad aprile 2018, a, sempre a Dubai, e, e quindi fa pensare che queste ultime tre fasi siano molto molto ravvicinate, perché eh, un conto è eh, costruire delle linee a Minsk. Con tutto il rispetto per la Bielorussia, un conto è costruirle eh, a Dubai dove da un giorno all'altro ci si trova un grattacielo già eh, costruito. Ecco, da questa immagine quindi focalizzate 2016 vedo il progetto Skyway, vedo del terreno deserto. Agosto 2018 vedo tutte queste cose, vedo un ponte, vedo infrastrutture, vedo un eco house, vedo verde, piante. Perché verde, piante? Perché la tecnologia è abbinata alla natura, cioè questa tecnologia eh, non va a contrastare la crescita naturale delle piante e degli alberi e, delle fru e dei frutti e ortaggi. E quindi cosa significa questo? Significa che oggi eh, questo treno sta passando, nel senso che noi possiamo ancora partecipare, abbiamo ancora un grande vantaggio, ma è più c'è consa cioè più consapevolezza di questo progetto. E vedete un attimo questo eh, questa tabella. Adesso qui eh, non ho eh, avuto il tempo per tradurla, ma ve la spiego. La eh, cosa, cosa Scritto praticamente una tabella in cui c'è 5, 8, 9, 10, 11, 12. Aspettate un attimo che cerco di capire se riuscissi. Non mi ricordo come si fa a ah. puntatore. Oh, l'ho trovato. Ok. Il puntatore allora fase 5 il 5 indica la fase qui in cirillo se qualcuno conosce il russo lo saprà fase quindi fase 5 1 a 600 cosa vuol dire 1 a 600 vuol dire che per un dollaro mi vengono riconosciute 600 quote di skyway questo significa che per avere un milione quote di skyway io in fase 5 dovevo spendere 2.000 dollari. Fase 8, la fase 8 è la fase in cui sono entrato io, io, eh, l'ino trans 2016, eravamo alla fine di, di settembre, in questi stessi giorni, e il, ehm, io mi sono registrato il primo giorno del cambio di fase, cioè da fase 7 siamo passati a fase 8. Quindi, lo sconto, eh, o meglio, le quote per un ogni dollaro versato sono, anziché 600, in fase 8 sono 240, il che significa che per avere 1.200.000 quote devo versare, dovevo versare, perché non è più possibile, 5.000 dollari. Fase 9. Per ogni dollaro versato... 185 quote. Cosa sono queste quote? Adesso ve lo spiegherò successivamente. Eh, 1.200.000 quote, 6.500 dollari. Quindi se voi vedete potete notare che per ogni cambio di fase c'è un, un aumento di valore per le stesse quantitative di quote. Fase 10, fase 10, 1 su 135. Fase 11, pensate, la fase 11, 1,80, sì, 1.200.000 eh, quote, 13.000 dollari. E la, eh, faccio un appunto sulla fase 11. La fase 11 è una fase in cui c'è stato l'accordo con gli Emirati Arabi, questa fase è stata assorbita completamente dagli Arabi, nel senso che eh, le 4 miliardi di quote previste sono state acquistate dagli Arabi e, e, e quindi diciamo che è stata velocizzata la, la, dalla fase eh, 10 alla fase 12 perché, perché in, in, in un solo giorno è stato assorbito tutta questa fase e da lì è nato il progetto con il nuovo polo tecnologico per l'alta velocità e per le linee eh, dei mezzi pesanti. Fase 12 che è la fase di oggi, cioè quella che siamo attualmente in fase 12 e eh, ovviamente siamo eh, ai limiti per passare alla fase 13 che prevede l'alta velocità, quindi fase 13, 14 e 15, eh, mi prevedo dopo l'Innotrans e la conferenza in Germania, novità su questi i, i tempi e i modi sul cambio di fase, e, e quindi 1.200.000 quote oggi, oggi, in fase 12, si possono acquistare con 19.400 dollari. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi ha visto il progetto prima ovviamente ha avuto un vantaggio da un punto di vista eh, di, di quote eh, per un valore eh, da, da depositare inferi molto inferiore, eh, tuttavia ha anche visto un, un maggiore rischio, quindi il maggiore rischio è compensato da un maggior numero di quote che Skyway ha erogato per avere dei soldi per sviluppare la tecnologia, per la dimostrazione di questa tecnologia, per poi poterla realizzare. Quindi perché dico il treno sta passando? Perché eh, chiaramente il valore di queste quote sta eh, intrinsecamente aumentando, sta aumentando per il semplice motivo perché la tecnologia è sviluppata, è concretizzata, è dimostrata. E eh, ha un potenziale enorme sugli sviluppi economici eh, di, di interi paesi. Quindi agosto 2016, fase 7, agosto 2018, fase 12. Io oggi, dopo due anni, mi ritengo fortunato di aver avuto questa informazione. Perché fortunato? Perché ho potuto liberamente scegliere se proseguire, salire su questo treno oppure lasciarlo passare e vedere, vedere lo sviluppo, l'evoluzione come tante persone vedranno e come tante persone non, non potranno cogliere questa possibilità perché nessuno gliene ha parlato. Ecco, quindi vi invito a, eh, a parlarne, a informare le persone che eh, abbiano la possibilità e la libera scelta di eh, la libera scelta di... Di scegliere appunto se partecipare a questo treno perché il treno sta passando. Fase 13 ci sarà un'ulteriore riduzione, eh, sicuramente un 25% in meno, quindi diciamo si andrà per ogni dollaro eh, all'incirca diciamo sui 35-40-35% di sconto quindi eh, il valore intrinseco delle quote aumenta sempre di più. Quindi fate questa riflessione perché ovviamente la fase 13 è imminente, veramente imminente. Visti l'evoluzione. Bene, eh, l'Eco Festival 4 agosto 2018, abbiamo visto l'immagine confrontata con l'agosto 2016, fase 7. E complimenti a chi ha creduto a questo progetto quando non c'era ancora nulla, soprattutto in primis i Unischi, ma eh, anche tutti quelli che l'hanno sostenuto perché hanno aiutato a realizzarlo, così come siamo noi partecipi e quindi do un ringraziamento, eh, lascio un ringraziamento a tutti quelli che partecipano anche con un, un simbolico eh, dollaro per partecipare. Il minimo quota per partecipare sono 15 dollari e eh, diciamo che tutti abbiamo la possibilità di poterlo fare bene, eh, andiamo avanti quindi l'Eco Festival 4 agosto 2018 eh, è stato bellissimo qui, anche qui un altro webinar abbiamo già fatto ma ci sarebbe tanto da raccontare tantissime persone da tanti paesi al mondo consapevolezza del fatto che molti paesi hanno bisogno di infrastrutture per esigenze importanti e, ehm, e quindi la consapevolezza che molte persone conoscono Skyway, Skyway si sta ampliando, divulgando e mh, sviluppando eh, in sinergia con tanti paesi in contemporanea, quindi diciamo che è tutto positivo. Bene, qui... Ho messo questa slide proprio perché il connubio tra tecnologia e, e natura è sempre, eh, sempre a un, un stretto legame come la mamma e, e che porta in, in grembo il proprio figlio, quindi la natura e la tecnologia. Oggi è, è, questo legame è come deve essere come un cordone ombelicale. Qui eh, vi riporto ehm, Enrico, Enrico Lubrano qui che ha fatto la foto e lo ringrazio per aver eh, condiviso questa foto dove praticamente su ogni pianta c'è il cartello dove eh, praticamente eh, viene indicato eh, il partecipante a questa, a questa crowdfunding, questa raccolta di fondi e viene... Eh, piantato una pianta in riconoscenza dell'investimento perché ci sono pacchetti che vengono eh, dedicati, assegnati in base al valore che viene depositato cioè, eh, viene riconosciuta anche eh, la, la, la pianta. Quindi il deserto che c'era nel 2015 oggi ci sono più di 10.000 piante eh, che stanno, eh, stanno crescendo e se notate qui sopra al cartello ci sono dei frutti. Pensate, una pianta così piccola ha dei frutti. Perché? Perché Yuninski eh, sta utilizzando anche un humus che lui eh, ha eh, pensato per far crescere in modo più naturale possibile, ma anche veloce eh, i i frutti, eh, gli alberi da frutto. Bene, Enrico, congratulazioni e, e, e non solo Enrico ha questa targhetta, ci sono tante altre persone, Monica, la mia amica carissima di Reggio Emilia e tanti altri che eh, non riesco a ricordare in questo momento tutti e quindi ho solo rammentato eh, alcune, alcune cose. Sulla destra invece vedete sempre Enrico, l'architetto eh, Gustavo e, e Giovanni, eh, il quale fa, mi faccio, eh, faccio a lui le complimenti per essere diventato expert in questo grande progetto e quindi lui è una grande persona professionale umile ma ci mette tanto cuore tanta passione per sviluppare questo progetto proprio per questo eh, siccome li vedete dentro al all proprio all'Unicar scusate proprio per questo mando un filmato che eh, Enrico stesso ha, ha girato di un minuto e mezzo in modo da dare testimonianza a quelli che non sono eh, quelli che non sono eh, chiaramente andati o non possono andare eh, si possono immedesimare eh, quello che hanno vissuto loro su questi, su questi mezzi mi dice Sabrina eh, benvenuta anche eh, una mia invitata anche dalla Lettonia benissimo sono molto contento e fiero di questo Be bene bene allora vediamo questo filmato e poi ci risentiamo eh, un attimo che tolgo il microfono perché se sennò... no storie ragazzi eh. queste sono cioè, guarda sono dentro all'altro telefono queste storie perché non è per tutto il viaggio bisogna avere un biglietto bisogna essere un buon livello di, di investimento per fare per i test la gente che credono Adesso siamo sull'Unibus che ci ha lavorato per tutta la vita futura da un posto all'altro. questo L'Unibus ha già, di già fatto di contratti in quasi tutte le parti del mondo, guardate, quello quello contratti grossi soprattutto negli Emirati, nelle nell'Asia e nell'Oceania. Prima o poi arriverà anche in Europa da noi. Noi siamo sempre il peccato, in Italia non credo perché noi c'è sempre Dietro. Ma chi vuole investire, questo è il momento giusto. Dopo, non c'è più posto. Anzi, bisogna comprare azioni in borsa. Ma il problema è che in borsa le pagate minimo un dollaro un'azione. Ad oggi, invece, le pagate meno di 10 centesimi d'azione. Ragazzi, salite a bordo. Bene, questo era Enrico che parlava. Eh, alcune precisazioni sul video fatto da Enrico. Eh, allora, chi partecipa al progetto eh, ed devolve con il, la, il crowdfunding eh, soldi per lo sviluppo tecnologico di eh, Skyway Technology, appunto, eh, non è eh, così esatto dire che si acquistano le azioni della società perché le non sono azioni eh, pubblicate in borsa sono quote di partecipazione aziendale che nel momento in cui andranno in borsa avranno il valore di un dollaro eh, preciso sempre eh, lo ribadisco eh, all'infinito questo non è un prodotto finanziario noi non siamo promotori finanziari siamo semplicemente dei partecipanti al crowdfunding per eh, sostenere questa società. Questo significa che non essendo un prodotto finanziario non c'è garanzia del capitale in, inserito in questo progetto investito. Tuttavia ehm, l'azienda la, comunque sia eh, con questo sviluppo in questi due anni, nell'ultima conferenza ha ribadito che eh, chi volesse non, non aspettare la borsa, la quotazione in borsa, pot, mh, ha la possibilità di eh, riottenere indietro il proprio capitale con un 4%. Eh, chiaramente mh, non credo ci sia qualcuno che vuole eh, rischiare eh, di eh, perdere eh, un valore eh, molto grande eh, nei prossimi anni. Però eh, questo messaggio dell'azienda sta a indicare che l'azienda stessa se riconosce questo import, importo depositato più un 4% è normale che l'azienda ha, ha già valorizzato la sua tecnologia, i suoi sviluppi, i suoi contratti, i pre-contratti con le, i paesi eh, per molto di più. Ecco, questo diciamo è una sicurezza anche se non è tangibile con un contratto. Bene, e detto questo, proseguiamo, siamo quasi arrivati alla fine, nonostante ci siano ancora una trentina di slide. No, sto scherzando, adesso vado veloce. Qui ehm, abbiamo ehm, diciamo una, una serie di slide che riassumono quello che è già stato detto. Struttura modulare, eh, qui c'è un Unius U4220. Qua c'è un errore, comunque scusate se c'è questa, questa sigla sbagliata. Eh, è una struttura modulare per trasporto passeggeri a sei posti, eh, modulare, con tutte le caratteristiche che abbiamo già visto per, in precedenza. Questo è l'unicara, una sezione presente a tre sezioni eh, a Berlino, Trans di, di, di questi giorni. Questo è l'UniWind, struttura leggera per il trasporto passeggeri e merci. Questo è un progetto partito a gennaio eh, e già prototipo presente all'EcoFestival il 4 agosto. Questo è a dimostranza del fatto che Skyway ha eh, un'idea, viene sviluppata, progettata e pronta all'uso. Quindi questo eh, fa di eh, Skyway e di Uniski un, un, un grande valore industriale. Questa slide fa vedere come Skyway si posiziona tra i mezzi tradizionali di, ehm, tra mezzi tradizionali di trasporto. Qui abbiamo la nave che ha un alto eh, tempo eh, diciamo di consegna ma un basso costo viceversa l'aereo con un alto eh, costo ma un basso tempo di, eh, di consegna. Skyway si posiziona in una posizione ottimale sia da un punto di vista di costi, soprattutto di costi, ma anche del tempo, si avvicina col tempo all'aeroplano ed è, eh, è, è lievemente più basso come costo della nave, quindi si posiziona in... in in una situazione in cui deve venire la, eh, venire la voglia di studiare, di capire meglio a tutti i businessmen sui trasporti, perché questo eh, elemento fa eh, diventare molto importante eh, l'aspetto economico della trasmissione di tutte le merci, eh, eh, di tutti i tipi, eh, materie prime, alimentari e via dicendo. E qui ci sono un pochino di eh, caratteristiche dell'Unitrack, già certificato, può trasportare fino a 200 milioni di tonnellate all'anno e così via. Ehm, le solite cose in generale per tutti gli altri moduli. E qui vedete un'immagine reale della infrastruttura semirigida che può, tra può trasportare l'Unitrack. Altro progetto molto importante è il combo Veicolo affidabile e maneggevole, che è eh, diciamo un prototipo che si basa su un, un aereo senza pilota, eh, l'elicottero K-26. In sostanza questo prototipo non è ancora il vero prototipo, ma cosa farà? Trasporterà fino a un massimo di 1,5 tonnellate di carico ha una velocità massima di 170 km orari distanza di percorso 465 km valore minimo di mercato 5 milioni di dollari autopilota con sistema di controllo intelligente questa è un, eh, un si prevede un grande mercato di questo mezzo perché andrà a eh, installare le linee in modo semplice sicuro veloce eh, con eh, ovviamente il controllo intelligente del sistema eh, a distanza da parte di operai specializzati, quindi persone specializzate. Quindi da qui potete notare come cambierà anche il modo di lavorare più in sicurezza gesti e gestire le eh, macchine e in questo caso i droni. Bene, il progetto... Eh, fantastico eh, eh, che non ha eguali è l'Unimobile o ehm, come stato come è stato battezzato ad oggi non ancora in maniera definitiva eh, Uni Mobile. C'era un concorso eh, a premi per tutti noi, tutto il nostro gruppo ha partecipato per dare un'idea al, al nome di, questa, di questo mezzo e c'era un montepremi di 200.000 eh, 200 quote di Skyway. Sono stati premiati anziché una persona sola 5 persone, perché il, il nome non è ancora stato deciso e quindi hanno pensato in questo momento, per non mettere fretta a questa cosa, di eh, premiare 5 persone con 20.000 quote a testa. Ecco, l'Unimobile uni o eh, Unimobile, uni come uno lo vuole intendere, ehm, è una soluzione che permette di andare a ehm, sostituire le classiche soluzioni che sono delle, diciamo, delle soluzioni parziali per mezzi di serie che sono diciamo, utilizzati. Eh, per, eh, sono utilizzati e adattati per queste per queste carrozzine bene eh, la differenza unica nel suo genere è che questo eh, questo veicolo elettrico per disabili eh, ha una soluzione ingegneristica molto originale per ridurre al minimo le eh, diciamo eh, le barriere architettoniche, quindi per fornire maggiore mobilità alle persone che non hanno eh, la totale mobilità stessa, quindi con persone che hanno, sono diversamente abili e quindi per migliorare la, la propria vita. Qual è la, il, il vantaggio di tutto ciò? Che la carrozzina eh, mobile è anche il seggiolino fisso dell'auto elettrica qui vedete 100 km la velocità eh, orari la velocità massima 150 km la gamma di guida quindi l'autonomia 1000 kg di peso a vuoto no inferiore ai 1000 kg quindi anche qui c'è un aspetto eh, economico non si sente più o si sente a tratti eh, allora mi sentite io non ho cambiato nulla forse io sento bene forse sei tu luigi allora sabrina io avevo dato il nome free life eh, tutti noi abbiamo dato dei nomi hanno vinto 4 per 5 persone di cui due italiani adesso la prossima volta vi vorrò fare anche una, una, una slide magari ve li mostro comunque ci sono le, no le notizie vi rammento sempre gli eventi, le notizie che ci sono nella vostra area personale. Eh, queste informazioni, queste slide arrivano da, dai siti ufficiali di Skyway Capital, di Skyway ehm, e, e appunto dalla nostra area personale. Bene. 10 ore per il tempo di ricarica, quindi eh, dicevo eh, peso vuoto inferiore ai 1000 kg, anche qui un aspetto eh, sempre importante è il consumo energetico, quindi eh, peso, eh, peso ridotto per avere consumi ridotti. E qui vedete alcune, alcune slide. Ed permette di utilizzare il proprio potenziale per vivere in modo più indipendente. Queste sono eh, le persone diversamente abili che possono utilizzarla. Vedete si sale da dietro e la carrozzina diventa il proprio seggiolino. Parcheggi in spazi ristretti, telecamere posteriori con display LCD, c'è cioè tutto quello che può essere di aiuto. E qui vedete il, il seggiolino girevole e quindi è molto è molto pratico. Bene, eh, vi rammento, avevamo già parlato prima, l'esibizione di Skyway, la mostra delle città del futuro al World Trade Center a Dubai il 9-11 aprile, che ha dato inizio all'accordo all importantissimo, eh, l'accordo più importante del, del 2018, quello del, dell'Eco Techno Park eh, a Dubai. L'Unibike è stato portato sarà, eh, diciamo, posizionato in questo Ecotechno Park perché verrà fatta una, una linea ultraleggera di 2 km per l'unibike e l'unitrack. In questa esibizione ehm, si è parlato molto, ma la cosa fondamentale è stata quella di dire che mh, praticamente le città del futuro non potranno coesistere con i trasporti del passato. Qui vedete un'immagine eh, nel video che iniziale avete visto c'era 22 ettari sono io l'ho corretto con 50 perché è stato eh, stato portato a 50 il, lo spazio eh, necessario per questo nuovo polo tecnologico eh, battezzato come la silicon valley eh, del dell'elettronica eh, negli stati uniti quindi infrastruttura eh, rigida per eh, traffico pesante, container, quindi moduli per il trasporto container, l'alta velocità che è stata presentata in proprio ieri e, e in questi mh, successivi giorni eh, all'INO 2018, l'alta velocità fino a 500 km/h. L'Unicont è il modulo merci speciale per il trasporto di container marittimi, è adattabile sia per mh, nuovi porti automatizzati sia anche porti con carico e scarico in maniera tradizionale. Questo è un collegamento Mosca-San Pietroburgo, c'è un confronto tra eh, 650 chilometri eh, fatti in aereo o in treno, quindi con un costo minimo di 50 dollari con una promozione del, de, per l'aereo, e invece... Con l'alta velocità si eh, costerebbe 8 dollari più il costo di eh, gestione, quindi all'incirca sui 30 dollari contro i 50 dell'aereo, con un'ora e 40 di minuti anziché 3 ore. Ecco, questo per dire che l'abbattimento dei costi por porta a, a, a trasportare, a spostare passeggeri. Ehm, anche che um, non se lo potevano permettere di prendere l'aereo o, o il treno. Quindi fatturato hanno maggiore. Ecco, veniamo ai progetti locali. Eh, qui, anche qui sarebbe un altro webinar. I progetti lo locali, diciamo che il più vicino, non è in Italia, ma il più vicino a noi, è eh, nella Repubblica di San Marino. Gli scorsi mesi c'è stata eh, una delegazione di de de San Marino, abbiamo visto un video, lo scorso webinar e quindi vi consiglio di vedere il webinar registrato della scorsa settimana. C'era un video che faceva vedere appunto questa delegazione della Repubblica di San Marino eh, su Aminsk, è già andato due volte, i russi sono venuti giù a fare i rilievi, stanno facendo il progetto di eh, 9 km, non è, devo correggere la slide, non sono 6-7 ma sono 9 km, con tre stazioni, una in partenza, una in arrivo e una intermedia vicino all'ospedale. Ecco, questo è, è un primo progetto di realizzazione esecutivo, vedremo gli esiti nei prossimi mesi. La Calabria al centro dell'innovazione, valorizziamo il territorio, è, un, è stato un, un, diciamo un, un incontro per parlare della, eh, della possibilità di realizzare la metro a Spromonte, cioè collegare quei territori eh, difficili da raggiungere con i mezzi odierni in modo da eh, aumentare il turismo rurale aumentare mh, con l'utilizzo l'apporto di mobilità sostenibile locale e quindi per dare valore al territorio locale attraverso infrastrutture eh, snelle leggere eh, compatibili con l'ambiente questo è l'evento ehm, c'è stato martedì scorso 11 settembre la città possibile talk proiezione eh, ehm, del documentario di studio eh, cromie praticamente in questo in questa serata che eh, l'ingegner Angelo Lucenti ha, eh, ha organizzato in parte insieme a tanti altri eh, architetti eh, di cui non, non riesco a fare l'elenco tutti, ma c'è Alessandro Bontà, Salvatore Formica, eh, Serena Pappalardo, Giorgio Antonio Russo e, e gli, arch gli architetti che hanno coordinato Giuseppe Gurrieri e Nunzio Gabriele Scivres per Festival 2018. In questa tavola rotonda, la città possibile. Eh, tra gli ospiti importanti erano presenti l'assessore Stefania Campo, eh, Lillo Giglia eh, e, e tanti altri in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Ragusa. Hanno parlato, Angelo ha fatto una piccola presentazione di un quarto d'ora eh, del, delle, delle possibilità di soluzioni di Skyway e eh, dopo questa... Presentazione di Angelo, l'assessore La, eh, Stefano Campo è rimasto impressionato di tutto quello che è l'idea Skyway e pertanto si cerca di, eh, di, fare, di fare uno sviluppo, un possibile sviluppo nel territorio locale. Eh, era presente anche... Mh, era presente anche la eh, Business eh, Woman <ride> Development di, ehm, di First Skyway Invest Group eh, che ha praticamente eh, ha partecipato e eh, fa parte di, del, della società eh, della raccolta dei fondi e eh, conosce quattro lingue eh, ed è molto esperta nello sviluppo e nella raccolta di fondi per eh, le start up e, quindi la madalina dumitras la business development uk di first skyway invest group che eh, fa capo di skyway capital e di skyway invest group appunto per la raccolta dei fondi quindi ehm, abbiamo avuto anche questa questa possibilità di eh, di avere lei presente a testimoniare eh, degli sviluppi che Skyway sta, sta ottenendo. Bene, ehm, a questo punto siamo arrivati quasi al, eh, al termine. Allora, il crowd investing, abbiamo già parlato, è, sono versamenti di, di denaro per finanziare progetti di società in start-up, in cambio di quote partecipative del capitale. In fase 12 rapporto è 1 a 17 quote ad un massimo di 80 per ogni, per ogni dollaro depositato. Non è un prodotto finanziario. Eh, con queste quote nel momento in cui l'azienda va in borsa avranno un valore di un dollaro e da lì poi il mercato stabilirà la quotazione eh, eh, di mercato. Appunto. Eh, chi, chi manterrà queste quote, che diventeranno tutti gli effetti azioni, av avrà diritto a dei dividendi per la vita, per la vita nel senso fino a quando eh, manterrà queste, queste quote. Si diventa coproprietari quindi di una società globale, quindi l'unibus eh, ad alta velocità presente all'INO Trans a Berlino 2018 fa parte de, di quello che noi possediamo, una piccola parte anche nostra, diciamo così. Proprietà intellettuale, quindi noi eh, investiamo su una proprietà intellettuale, su uno sviluppo tecnologico eh, senza precedenti, pensato anche come... Eh, un'alta una innovazione tecnologica dopo la scoperta della ruota perché andrà a cambiare completamente gli scenari del mondo intero bene qui avete una slide eh, riassuntiva un pochino adesso vi do uno spunto eh, 2018 il valore delle quote un centesimo di dollaro eh, fine 2000 cioè non fine eh, fine, eh, fine 2018 eh, termine degli investimenti per l'Ecotecnopark a Minsk, partirà una piattaforma già, eh, già partita ma non abbiamo ancora visibilità, una piattaforma per la raccolta di fondi sui progetti locali attraverso i token eh, che sono un, un, uno strumento per, per poi creare una... O creare o sfruttare una eh, criptovaluta moneta digitale se vedete questa se vedete questa linea azzurra fa vedere l'andamento di questi valore di token quindi crescita del valore del token se notate è una crescita più veloce rispetto alla crescita delle quote Skyway eh, a partire dal 2019 quando ci sarà questa IPO. Eh, il valore nominale delle azioni quindi avrà una crescita più lenta, se vogliamo, a seconda appunto del mercato che verrà sviluppato nei vari paesi. Ma eh, ovviamente avremo anche di pari passo questa possibilità di scegliere anche dei token che andranno a posizionarsi sulla piattaforma della blockchain indispensabile, tecnologia indispensabile per la gestione di tutti i dati, eh, di tutte le linee e di tutto quello che è Skyway. Ne, vedremo, ne parleremo in seguito di questo, è un altro tema molto molto importante. Bene, qui vi faccio vedere un certificato che avevo anche condiviso nel gruppo, è un certificato che attesta che questo signore eh, ha Acquistato per un valore di 1.500.000 quote eh, di Skyway il 7 settembre 2018. Voi potete notare qui, eh, vi faccio solo notare questo, che le quote assegnate sono un numero preciso, da 70 miliardi 233.920 a 70 miliardi 235, sono appunto un milione e mezzo di quote. Ma la cosa importante è che la compagnia è autorizzata ad emettere un massimo di 73 miliardi e 492 mila, no, milioni di quote, eccetera, eccetera. Quindi siamo um, a meno di 3 miliardi di quote. Cosa significa questo? Significa che le quote sono quasi finite. Siamo in fase 12, eh, sono previste eh, delle fasi 13, 14, 15, ma le quote sono pressoché finite quindi non so mh, fino a, a quando avremo la possibilità di acquistarne ancora a questo sconto della fase 12 qui avete un esempio eh, di valutazione di quando di quante quote avete a, di, possedete in base a ipotesi di fatturato di skyway in base a quante ne possedete avete un dividendo annuo che può variare da 249 dollari? Questo è un esempio, naturalmente non ci sono garanzie di nulla, sono eh, numeri che, che vi servono per farvi un'idea di quante quote potreste avere per avere dei dividendi annui di un certo tipo. Eh, numero quote possedute: 100.000. Un fatturato utile di Skyway di un miliardo ci sono 249 dollari di dividendo. Questo è un esempio, ma se il fatturato fosse 10 miliardi o 100 miliardi, i dividendi sono 2495 o 24950 anche con solo 100.000 quote. Pensate che poi le 100.000 quote possono avere anche un altro valore. Fase 12, promozione per i nuovi sostenitori. Entro una settimana della registrazione potete avere un 10% di quota in più per i pacchetti scelti. Vi suggerisco di parlare con chi vi ha invitato in questo, eh, in questa, questo webinar eh, e vi darà tutti i dettagli per le varie possibilità di pacchetti, da 15 dollari a 100.000 dollari. Qui sono i certificati che vengono emessi, c'è quello temporaneo, poi c'è quello eh, di, di transazione per le varie eh, società e poi quello definitivo che si può anche richiedere eh, per posta in originale. Google, Apple sono grandi marchi, sono partiti anche loro con delle, delle idee, non ne avevano nessun valore, eh, oggi valgono miliardi. Eh, il bitcoin moneta di moneta virtuale eh, ha un valore ha un valore eh, di 70 centesimi di dollari nel 2000 nel eh, 2011 oggi vale 6 mila dollari quindi anche qui c'è stata un'escalation in pochi in pochi anni del valore più del 10 mila per cento in 7 anni qui avete Avete eh, la classifica dei marchi più eh, importanti al mondo. Eh, il primo marchio al mondo è Amazon che eh, ha, un, è stato ha avuto un incremento del 42% solo in un anno. Scusate, mi è caduto qualcosa. E secondo il secondo marchio è, è Apple. Con un trent, più 37%. Poi Google ha eh, cioè una piccola flessione, ma eh, eh, di classifica, diciamo così: eh, 10 più 10%, Samsung Facebook. Se notate questi grandi marchi, o, o si parla di internet o si parla di tecnologia, non ci sono o eh, la grande distribuzione come Walmart, quindi diciamo che le prime, eh, tra le prime mh, eh, diciamo, eh, posizioni ci sono queste aziende, o internet o tecnologia, eh, le altre vengono dopo. Questo per dire cosa? Dove si potrà um, andare a posizionare Skyway? Non lo possiamo sapere, però eh, da un punto di vista oggettivo Skyway è Internet delle cose. Quindi è internet, quindi può essere eh, Skyway, può inglobare Google, può inglobare tecnologia perché abbiamo visto che può, è in grado di sviluppare qualunque cosa. E quando un'azienda non è fatta solo di tecnologie ma anche di persone perché la sostengono, ovviamente eh, diventa molto importante. E e quindi può essere distribuzione di merci può essere distribuzione di alimentari quindi Skyway è, eh, è sono tutte queste società skyway è in grado di fare tante cose quindi vedremo dove si andrà a posizionare ma sicuramente eh, in qualche posizione ci sarà anche skyway il suo valore eh, se noi voi notate qui i valori di, di amazon 150 miliardi di dollari ok e se guardate invece il valore eh, di, eh, diciamo intellettuale di skyway sono 400 miliardi di dollari questo per di e questo è stato eh, certificato eh, da una eh, compagnia di consulenza audit nel, nel 5 al eh, no, 20 maggio 2013 quindi secondo la conclusione del, del, degli asset, certification assessment of intellectual property. Quindi eh, diciamo che siamo nella direzione giusta. E quindi se eh, avessimo 45.000 quote, che è un valore di, di 1.000 dollari in questo momento, noi potremmo avere un giorno... 45 mila dollari in, in IPO, quindi eh, all'apertura eh, all del, della borsa, ma anche 40, 450 mila dollari se la, questo valore passa a 10 dollari, perché no, potrebbe arrivare anche a 100, non lo possiamo sapere. Quindi ehm, ragionate, pensate a tutto quello che avete visto in questo webinar. Siamo, sono riuscito a fare un'ora e mezza anche stasera, nonostante volessi ridurlo. Eh, ovviamente metto, metto tempo, dedico tempo anche a fare un po' di slide, eh, però è per trasmettervi dei messaggi importanti. Eh, I messaggi importanti sono appunto che il treno sta passando veloce, coglietelo in fretta seppur eh, con eh, quello che potete. È soggettivo mettere 10, 100, 1000, mil, 1 milione, quello che volete, ma partecipate perché sarete, sarete eh, vincitori in tutti i casi per aver sposato uno sviluppo eh, importante, migliorativo della vita e eh, a tutti noi eh, che può portare una differenza fondamentale. Ringrazio tutti voi per la partecipazione, ringrazio tutti quelli che in futuro ascolteranno e vedranno questo webinar. Se avete, se avete domande chiedete a chi, a chi vi ha mandato questo, questo filmato, chiedete, eh, fate domande a chi, eh, a chi vi ha invitato questa sera. E vedete i miei riferimenti, sono sempre a disposizione se non rispondo perché eh, sarò, sono impegnato, ma richiamo appena possibile. Per questo eh, buona serata, vi mando un, un video e a risentirci a presto.